L'amore per Dio e l'amore per il prossimo. La riflessione di Papa Francesco all'Angelus è incentrata sul brano evangelico di Matteo, nel quale Gesù viene messo alla prova dai farisei e nella risposta ai dottori della legge mostra le due facce della stessa medaglia, rivelando che questi due comandamenti sono inseparabili. È l'amore di Dio il cuore dal quale tutto deve partire e far ritorno. Così il cristiano, nell'amore per gli altri, può essere testimone dell'amore più grande verso il Signore. Questo, afferma il Papa, comporta il dovere di prendersi cura dei più deboli, come lo straniero, l'orfano, la vedova. Non sono due formule, ma un unico volto, quello di Dio, che si riflette nel fratello più piccolo, fragile e indifeso. Ormai, alla luce di questa parola di Gesù, l'amore è la misura della fede e la fede è l'anima dell'amore. Non possiamo più separare la vita religiosa, la vita di pietà, dal servizio ai fratelli, a quei fratelli concreti che incontriamo. Non possiamo più dividere la preghiera, l'incontro con Dio nei sacramenti, dell'ascolto dell'altro, della prossimità alla sua vita, specialmente alle sue ferite. Ricordatevi questo: l'amore è la misura della fede. Quanto ami tu? E ognuno si risponde: com'è la tua fede? E la mia fede è come io amo. E la fede è l'anima dell'amore. Ne saluti il ricordo della beatificazione in Brasile di Madre Assunta Marchetti, cofondatrice delle Suore Missionarie di San Carlo Borromeo Scalabrignane, che, ha detto il Papa, vedeva Gesù nei poveri, negli orfani, negli ammalati, nei migranti.